Ciao Roberta. Allora, buonasera a tutti. Scusate questo piccolo ritardo, ma dovuto a un problema tecnico. Io ringrazio innanzitutto la compagna di percorso, Simona Barbaglia, presidente dell'Associazione Respiriamo Insieme, con la quale stiamo facendo questi webinar di approfondimento su una patologia rara polmonare, ma sono dedicati alle persone con la patologia specifica, ma in realtà rivolti a tutti coloro che hanno problemi di tipo polmonare. E quindi molte delle cose che diciamo sono traslabili senza nessun tipo di problema a qualsiasi patologia che abbia correlazione con problematiche di tipo polmonare, che sia quella la principale, il principale sintomo o che sia anche un sintomo di quelli correlati alla patologia. Oggi parliamo di un argomento molto importante che, come dicevamo fuori onda, non sempre viene considerato per l'importanza che ha, che è il supporto nutrizionale. Lo facciamo con la dottoressa Marta Pieraccioli, alla quale passerò la parola a breve, e sottolineo come sia sempre fondamentale riuscire a vedere una patologia e la persona che ha quella patologia a 360 gradi, quindi andando a indagare non solo su quella che viene considerata normalmente la clinica, ma anche di tutti gli aspetti correlati che possono influire e migliorare la qualità di vita della persona che si trova ad affrontare determinati percorsi. Passo la parola a Simona se vuol dire una battuta prima di cominciare. Ringrazio tutti voi per essere qui con noi oggi. È davvero molto importante affrontare insieme queste te tematiche trasversali alle patologie respiratorie e è un piacere per me passare la parola a Marta Pieraccioli, una dottoressa con una grande preparazione professionale, ha anche una grandissima attenzione alla persona, lo so perché abbiamo fatto altri progetti insieme e tutte le persone che lei ha incontrato e che ha sostenuto in un pezzo di percorso del loro cammino con la malattia me ne parlano con grandissimo entusiasmo, come se avesse loro salvato la vita. Quindi Marta, è un piacere per noi passare a te la parola. Grazie, grazie a tutti. Intanto buonasera. E allora, io condivido lo schermo così possiamo vedere la presentazione. Allora, mi vedete? Vedete lo schermo? Sì, Marta, si Perfettamente. vede. Sì. Ok. Allora, intanto di nuovo buonasera a tutti e grazie mille sia Simona che Annalisa per la presentazione. E allora, io ci tenevo intanto appunto a ringraziare per la possibilità di essere qua, di parlare con voi e di avere un incontro con più persone allo stesso tempo e volevo appunto ribadire intanto l'importanza del lavoro che fate voi dietro le quinte e nel vostro tempo libero che non è mai scontato. Allora, io mi presento molto brevemente, sono Marta Pieraccioli, appunto sono una biologa nutrizionista e svolgo lavoro su Firenze dove svolgo attività ambulatoriale, principalmente con appunto pazienti di varia estrazione, dove cerco appunto col singolo di trovare poi quelle che possono essere gli accorgimenti alimentari più adatti per risolvere le problematiche di tutti i giorni e raggiungere i propri obiettivi. Mi occupo anche di nutrizione sportiva, attualmente faccio parte dello staff tecnico e medico dell'Empolicalcio e da alcuni anni, ormai un annetto e mezzo, collaboro con l'associazione Respiriamo Insieme, per cui ringrazio nuovamente Simona per il coinvolgimento e anche a seguito di quelle che poi sono un po'
Le principali problematiche, quello che è emerso durante le varie consulenze online sul tema appunto nutrizionale che ho avuto con i pazienti tramite l'associazione Respiriamo Insieme, sono oggi a presentarvi questo webinar in cui andremo un pochino a poter parlare di accorgimenti alimentari specifici a tavola nel trattamento di queste tipologie di patologie. Allora, il tema quindi del webinar è supporto nutrizionale nel paziente affetto da patologia rara del polmone, consigli e accorgimenti a tavola. Allora, di che cosa parleremo? Andremo a vedere molto brevemente quelle che sono le caratteristiche peculiari della patologia. Vedremo quelle che possono essere le principali problematiche, quelle che più normalmente, diciamo, più comunemente vengono riscontrate dal paziente, che coinvolgono la sfera alimentare. Vedremo in modo molto breve che cosa ci dice la letteratura scientifica al riguardo di alimentazione e fibrosi polmonare idiopatica. Andremo a riassumere alcuni di quelli che possono essere definiti obiettivi primari e punti focali a cui fare attenzione nel trattamento della patologia. Entreremo un pochino più nel vivo, andando poi a vedere alcuni casi specifici e alcuni consigli specifici per il caso dal punto di vista alimentare, quindi degli accorgimenti a tavola da poter tenere, e concluderemo riportando alcuni messaggi chiave, quindi andando a fare un attimino un riassunto di quello che abbiamo detto, e dei piccoli messaggi da poter portare con sé a casa. Allora, molto brevemente, per fibrosi polmonare idiopatica sappiamo, si va a definire una patologia sicuramente cronica che si caratterizza per un'alterazione patologica del tessuto polmonare. Questa alterazione, questa fibrosi del tessuto e cicatrizzazione del tessuto stesso porta a cosa? Una compromissione della funzionalità polmonare e respiratoria. E ci tenevo a riportarlo perché vedremo che questa caratteristica va poi a compromettere alcuni aspetti anche della vita del paziente di tutti i giorni che si possono andare a correlare con l'alimentazione. Altro aspetto importante è che proprio per definizione della patologia e per caratteristica della patologia si ha un aumento di quello che è l'alfabbisogno energetico e proteico del soggetto. Quindi, se andassimo a fare un esempio, la macchina del paziente affetto da fibrosi polmonare idiopatica per percorrere gli stessi 100 metri della macchina del paziente sano spende il doppio o il triplo della benzina, e questo è sicuramente un aspetto fondamentale da tenere di conto nel trattamento del paziente stesso. Allora, quali sono le principali problematiche riscontrate dal paziente che coinvolgono la sfera alimentare? Le problematiche più comuni che il paziente e i loro caregiver riportano sono sicuramente correlate a quelli che possono essere gli effetti avversi della terapia farmacologica attualmente consigliata. Quindi, quella che è la terapia di riferimento per il trattamento di queste patologie, ha una serie di effetti avversi che comunque vanno a coinvolgere principalmente la sfera alimentare. Quindi, io ho sempre detto, anche durante le mie consulenze nutrizionali, che l'alimentazione non può e non deve essere vista come una soluzione risolutiva al problema, ma è fondamentale considerarla come un supporto e un aiuto nella gestione della problematica. Quindi il primo approccio è sicuramente medico e terapeutico col medicinale, ma l'alimentazione è un tassello da tenere di conto in tutto il disegno generale, perché può di fatto andare ad aiutare a gestire le principali problematiche. E queste quali sono? Sono fondamentalmente problematiche di tipo intestinale, più comune la diarrea, ma anche dolorabilità addominale, difficoltà digestiva, problematiche di inappetenza, quindi si ha proprio per caratteristica della patologia un'alterazione a volte anche del gusto, una perdita di piacere, comunque anche di verso il cibo e verso l'alimentazione, o anche perdita proprio della voglia stessa di mangiare, e questo molto spesso si correla anche a una deflessione dell'umore, quindi io sono più stanco, sono più triste, quindi ho anche meno piacere e vado a ricercare meno il cibo. E
Le altre due principali problematiche che vanno un pochino di pari passo sono nausea e vomito, e sono anche questi sintomi abbastanza comuni. Tutti questi aspetti possono portare, molto spesso portano, a una perdita di peso del soggetto, e a volte si va a compromettere anche quella che è la componente muscolare, quindi si ha una diminuzione del tessuto muscolare, che vedremo essere un aspetto fondamentale da tenere di conto, perché quanto più possibile è bene contrastare sia perdita di peso che diminuzione del tessuto muscolare. Cosa ci dice la letteratura? Allora, se andiamo un attimino a vedere che cosa c'è in letteratura scientifica riguardo a fibrosi polmonare idiopatica e alimentazione, andando a fare riferimento, ho messo riferimento della fonte di una review scientifica, quindi dove per review si intende in pratica una sorta di riassunto di tutto quello che è risaputo nell'ambito medico su quel determinato argomento. Questa review è del 2020, tra l'altro di un gruppo di studio italiano. Ci dice cosa? Che di fatto ad oggi non esistono trattamenti, non esistono indicazioni nutrizionali o un trattamento specifico dal punto di vista nutrizionale dettagliato per il trattamento della patologia stessa. E non è presente appunto una dieta per il trattamento di fibrosi polmonare idiopatica. Quindi che cosa facciamo? Cioè che cosa è importante fare? Nella review stessa viene però sottolineato come l'accorgimento alimentare e l'adozione di alcuni tipi di accorgimenti alimentari e diciamo a saper comunque andare a tenere alcune tipologie di comportamento anche a tavola fa sì che si vada a ridurre quelli che sono gli effetti avversi indotto da terapia farmacologica. Nella stessa review ho pensato che fosse importante ribadire come venisse poi di fatto appuntato anche in previsione di un miglioramento nella gestione del paziente, l'importanza di sapere individuare da parte dell'equipe medica e comunque da chi segue il paziente durante tutto poi il monitoraggio della malattia, durante tutta la vita, l'importanza di individuare e monitorare un eventuale stato di malnutrizione che vedremo si può instaurare nel paziente e di andare anche a testare, perché esistono dei test specifici per questo, un'eventuale diminuzione della forza muscolare e un eventuale peggioramento della performance, dove per performance si intende la capacità del soggetto di svolgere alcuni tipi di attività, che possono essere attività chiaramente di tutti i giorni, come per esempio saper sollevare un peso oppure saper alzarsi dalla sedia. Questi sono due aspetti che comunque nella review venivano evidenziati con maggiore importanza. Quindi, non esiste, come non esiste una dieta specifica, è ribadita l'importanza di un'alimentazione, diciamo, che possa essere oculata e più consapevole nel trattamento della patologia. Andiamo quindi insieme a definire quelli che possono essere, che possiamo appunto darci come obiettivi primari nel trattamento del paziente dal punto di vista alimentare. Uno dei due obiettivi fondamentali è sicuramente quello di prevenire la perdita di tessuto muscolare, perdita e diminuzione della componente muscolare che in questa patologia si può avere sicuramente per caratteristica, come abbiamo detto inizialmente, della patologia stessa, quindi cambia l'assetto metabolico del soggetto, il soggetto, consuma di più energicamente, e quindi proprio per caratteristica della stessa si può andare incontro a una perdita di tessuto muscolare. Sicuramente uno scarso apporto di proteine tramite l'alimentazione quotidiana è una delle altre cause che mi possono portare a questa perdita. Quindi vado magari ad avere comunque un'alimentazione meno equilibrata anche nei macronutrienti, diminuisco l'apporto di proteine, ho questa conseguenza qua. E altra cosa che è molto comune, essendo una delle caratteristiche appunto poi
della patologia stessa, quella di impeggioramento della capacità respiratoria del soggetto, si fa anche alle volte più fatica a svolgere attività fisica, quindi c'è una riduzione dell'attività fisica che porta o può portare alla diminuzione della massa muscolare. Attenzione però che questo è molto spesso instaura un circolo vizioso che è bene rompere il più possibile, e anche su questo mi sono focalizzata molto nelle consulenze online con i pazienti, perché diminuisce la mia capacità respiratoria, riduco l'attività fisica, diminuisce la mia massa muscolare, faccio più fatica a muovermi, faccio più fatica a respirare. Quindi faccio comunque più fatica ad avere una buona attività fisica, e quindi questo è poi di fatto un circolo vizioso che va a peggiorare un attimino poi la situazione nel suo complesso. Perché però è importante contrastare la diminuzione di massa muscolare? Perché di fatto perdere tessuto muscolare vuol dire anche perdere tessuto muscolare che ha, diciamo, un coinvolgimento dei muscoli respiratori, quindi tutto quel muscolo e quegli apparati muscolari che sostengono la nostra respirazione. Quindi si può tradurre in un peggioramento ulteriore della funzionalità respiratoria del soggetto. Quindi, appunto, a maggior ragione è importante quanto più possibile contrastare la perdita di tessuto muscolare e tenerlo come un obiettivo. L'altro è prevenire un eventuale stato di malnutrizione, dove per malnutrizione per difetto si intende una combinazione di più componenti, come per esempio una perdita di peso non desiderata, un abbassamento dell'indice di massa corporea, dove si intende per indice di massa corporea il rapporto tra peso e altezza del soggetto, quindi un indice di massa corporea indicativo di uno stato di sottopeso o comunque ai limiti di un sottopeso, e questo si può tradurre poi in un peggioramento dello stato psicofisico del soggetto stesso. La malnutrizione può essere, diciamo, indotta da più componenti. Una è la stessa caratteristica della patologia, come abbiamo detto, anche per la perdita di tessuto muscolare. Quindi la stessa alterazione metabolica della patologia può portare a un maggior rischio di malnutrizione. La difficoltà ad alimentarsi, a cui il paziente può andare incontro per insorgenze di nausea, di vomito, quindi non mi vado ad alimentare nel modo corretto, nella quantità e nella qualità degli alimenti, e questo della qualità si collega appunto al fatto di un ridotto apporto alimentare e di una scarsa variabilità degli alimenti. Scarsa variabilità che vuol dire? Che molto spesso capita, per esempio, nel soggetto che soffre di diarrea, non vado a variare troppo tra gli alimenti che inserisco nella mia alimentazione quotidiana, perché magari so che quegli alimenti non mi danno fastidio, quindi quegli alimenti scelgo e non ho tutta questa variabilità. Però avere scarsa variabilità dei macro e micronutrienti che io inserisco nella mia dieta mi può mettere in uno stato di aumentato rischio di insorgenza di malnutrizione, così come il ridotto apporto generale, quindi la quantità di alimento che io mangio, e questo può essere correlato, per esempio, appunto, a uno stato di inappetenza, quindi ho meno fame, mangio meno e questo mi può indurre uno stato di malnutrizione. Malnutrizione che è bene prevenire perché? Perché sicuramente lo stato di malnutrizione fa sì che il mio corpo vada comunque ad abbassare le difese immunitarie, che quindi ci sia un aumento del rischio di infezione, che chiaramente in un soggetto affetto da questa patologia è sempre bene contrastare il più possibile. E dall'altra parte, perché un'altra conseguenza poi di uno stato di malnutrizione è chiaramente un peggioramento della condizione psicofisica del paziente generale. Quindi cercare comunque di tenere presenti come obiettivi primari questi due, prevenire lo stato di malnutrizione e prevenire una perdita di tessuto muscolare, è sicuramente un aspetto fondamentale nel trattamento del paziente. Allora, passando un po' più al vivo, diciamo, di quelle che possono essere i consigli e le caratteristiche che possiamo adottare anche a tavola, vediamo
Perché è importante appunto? Quale potrebbe essere definito come l'obiettivo degli accorgimenti alimentari, di tenere alcuni accorgimenti alimentari in questo caso? Perché per prevenire malnutrizione e perdita di tessuto muscolare, che cosa posso fare? Posso sicuramente andare ad agire su tutti quelli che sono gli effetti da terapia, effetti avversi da terapia. E andando a ridurre o possibilmente limitare gli effetti collaterali, e questo sicuramente mi è utile per prevenire stato di malnutrizione, insorgente di stato di malnutrizione e perdita di tessuto muscolare. Quindi, attraverso l'alimentazione di fatto facciamo prevenzione, non risolviamo, ma preveniamo o quantomeno limitiamo quelli che possono essere alcuni effetti avversi. Andando più quindi nello specifico, cosa possiamo fare in caso di diarrea? La diarrea è uno dei sintomi più comuni e che cosa possiamo fare? Allora, sicuramente in questi casi è utile evitare o limitare, a seconda anche delle fasi, se la diarrea è più in acuto, meglio evitare totalmente bevande e cibi molto freddi e molto caldi. Questo molto spesso non ci si pensa, però anche la temperatura con la quale io assumo bevande o alimenti ha una sua importanza, perché la temperatura va a stimolare la parete gastrica, irritandola in qualche modo, sia che questa sia molto calda, sia che questa sia molto fredda. Quindi, per esempio, evitare, non so, zuppe, ora si dovrebbe teoricamente uscire da questo periodo, però zuppe molto calde, oppure bevande molto fredde, l'acqua del frigorifero. Perché appunto stimolano la parete gastrica. Sicuramente sarebbe bene limitare tè e caffè con alto contenuto di teina o caffeina, alimenti molto grassi o preparati con cotture particolarmente complesse, perché la loro digestione risulta sicuramente più difficoltosa e lenta. Questo perché molto spesso i tempi di digestione di un pasto medio vanno dalle 3 alle 4 ore. Se però il pasto contiene un alto contenuto di grassi o la sua preparazione è molto impegnativa, quindi non so, condimenti molto oleosi oppure utilizzo di salse molto grasse, e si ha un rallentamento dello svuotamento gastrico e si ha un rallentamento di fatto anche di quella che poi è la digestione dei grassi a livello intestinale, e si può arrivare ad un tempo di digestione fino alle 8 ore. Evitare poi o limitare spezie, pepe, peperoncino che possono andare a irritare la parete intestinale. Evitare soprattutto nel primo periodo, quindi quando la diarrea è un po' più acuta, siamo in una fase un po' più acuta, latte, latticini o alimenti contenenti lattosio, per poi valutarne in un secondo momento un reinserimento graduale. Alimenti ricchi di fibra, cereali integrali, crusca, pane integrale, perché anche lì la fibra, se l'intestino è irritato, può non essere la soluzione migliore, diciamo, da adottare nella scelta dei propri alimenti. Evitare sicuramente alcolici e superalcolici, così come alimenti ricchi in zuccheri, patticini, gelati, alimenti che contengono panna o comunque molto impegnativi, così come succhi di frutta, bevande zuccherate che tendono a richiamare liquidi, e chiaramente in un caso di diarrea anche questo non è ottimale. Per le verdure, soprattutto in una prima fase, è bene limitare le quantità, preferendo soprattutto in fase acuta patate, carote, zucchine e finocchi, preferibilmente lessi. Ed evitare le verdure con un maggior contenuto di fibra, come anche se adesso si esce dalla stagionalità di cavolo e broccoli e rape, però per esempio evitare i carciofi, i peperoni, le cicorie, il radicchio, proprio perché sono un pochino più fibrosi. Attenzione però, ci tengo a dire che questi accorgimenti sono generali e vanno sempre, sempre rivisitati sul singolo, quindi la reazione ad ogni alimento è personale, e quando i sintomi sono meno frequenti, quindi quando la sintomatologia di diarrea non è così preponderante, non è così acuta, è fondamentale reintrodurre gradualmente a piccole dosi tutte le tipologie di frutta e di verdura, così come degli altri alimenti, possibilmente, cioè potendo chiaramente,
testando la digeribilità del singolo e la risposta intestinale ed imparando un pochino ad ascoltarsi, cioè, perché molto spesso si va a lavorare anche su una sorta di paura, più che fisiologica direi, del soggetto stesso a provare a reintrodurre alcuni alimenti. Ma non è detto che la stessa reazione in una prima fase acuta allo stesso alimento sia la stessa reazione che poi il soggetto potrebbe avere passato un tempo in cui comunque siamo andati a gestire una fase acuta di diarrea. Che cosa fare invece in caso di diarrea? Allora, sicuramente è meglio preferire alimenti facilmente digeribili, preparati con cotture semplici, per esempio alla griglia, al forno, al vapore, preferire riso, pane, preferibilmente tostato, cracker, soffette biscottate, quindi secco perché è più digeribile. L'olio extravergine di oliva da consumare a crudo. Noi abbiamo un patrimonio nel nostro paese immenso riguardo questo alimento, perché l'olio extravergine di oliva contiene acidi grassi omega 3 e omega 6 che hanno un potere antiossidante e antinfiammatorio enorme e sicuramente introdurlo in modo regolare nella propria dieta fa sì che in patologie che prevedano appunto sintomi come quello della diarrea in cui si ha un'infiammazione sia sicuramente un fattore molto importante da tenere di conto. Si può introdurre anche legumi, però magari preferirli come creme, come purè, passandoli al passasotto per rimuovere la buccia, che quindi è quella di solito parte che è più di difficile digestione. Preferire carni e pesce di taglio magro, anche qui dalle cotture e condimenti un pochino più semplici. Le uova vanno bene, preferibilmente in camicia o sode, così come gli affettati magri. È utile utilizzare il succo di limone ed erbe aromatiche per insaporire i piatti, maggiorana, curcuma, anche questi hanno un potere antiossidante molto importante. E la frutta, introdurla, se, ripeto, se, sempre considerando la fase in cui il soggetto si trova, però introdurre la frutta, magari senza buccia, andando a preferire mele, pere, banane, che sono quelle un pochino più digeribili. Le verdure preferibilmente lessate, come per esempio carote, spinaci, bietole e zucchine, tendenzialmente sono quelle un pochino più digeribili, appunto. I biscotti secchi sono un valido aiuto, così come il parmigiano, che tra l'altro per disciplinare è un alimento che non contiene lattosio, che è uno degli zuccheri un pochino più indigeribili per tutti, per la popolazione generale, e nella sua composizione è uno tra gli alimenti più completi a livello di macro e micronutrienti, quindi poterlo inserire nella propria alimentazione quotidiana, oltre ai pasti principali, per esempio appunto nel condimento di una pasta, anche agli spuntini, perché come un piccolo stick o comunque una piccola porzione di parmigiano è un elemento da poter inserire regolarmente nella propria dieta. Perché magari con un piccolo pasto, anche come spuntino, riesce a darmi tanto dal punto di vista nutritivo. Poi è importante, in caso di diarrea, idratarsi correttamente, questo è facilmente intuibile, ho una perdita magari costante anche di liquidi durante la giornata. Per questo sintomo io devo andare a reintrodurre i liquidi, evitare il fumo di sigaretta, perché sì, anche qui si può andare ad aumentare uno stato di infiammazione. E mangiare meno e più spesso può essere utile. Vediamo poi, in caso di inappetenza, cosa meglio fare. Allora, evitare consumo di bevande, acqua in particolar modo, prima o dopo il pasto o anche durante in modo molto ampio. Quindi il loro utilizzo automaticamente aumenta il senso di sazietà e sarebbe bene in questo caso qua magari dilazionare un pochino più il consumo di acqua durante la giornata e magari evitare di consumarla in correlazione al pasto. Ed evitare anche il consumo di alimenti cosiddetti light o a basso contenuto nutrizionale, perché tra l'altro molto spesso questi alimenti sono molto processati a livello industriale, quindi perché vengono impoveriti dei macronutrienti che li caratterizzano. Quindi soprattutto nel soggetto che soffre di inappetenza, che quindi va naturalmente a ridurre quella che è
l'alimentazione in termini di quantità e di qualità durante la propria giornata, andare a introdurre alimenti light non è proprio la migliore delle strategie, mentre si può fare attenzione a realizzare piccoli pasti più frequenti, magari anche più piccoli in volume, ma più frequenti, quindi mangiare meno e più spesso, non aspettare necessariamente le ore dei pasti, ma assecondare un pochino la sensazione di fame. In quanto a questo, essere, tra virgolette, preparati, quindi portare con sé al momento che andiamo fuori casa dei piccoli spuntini da poter fare in caso appunto insorga la fame. Quindi, per esempio, del formaggio, abbiamo detto appunto il parmigiano o lo yogurt, degli affettati, dei biscotti. Quindi, ecco, cercare di assecondare un pochino più la voglia da questo punto di vista qua. L'occhio vuole la sua parte, anche a tavola, anche in questo caso, soprattutto in questo caso, quindi curare la preparazione visiva del piatto, renderlo il più possibile diciamo appetitoso, così come anche curare la preparazione del posto in cui si mangia, perché anche quello ha la sua importanza. Condire bene con olio parmigiano e salse, se queste sono ben tollerate, e una piccola cosa a cui io faccio riferimento, ho fatto riferimento anche durante le consulenze, è un accorgimento di tipo proprio pratico, cioè quando mi metto a tavola, se nel mio pasto è compresa anche della verdura o della frutta, iniziare dal consumo del pasto, diciamo della portata principale, quindi in caso sia un piatto proteico, dalla carne, dal pesce o dall'altra fonte proteica, in caso sia un piatto di pasta, prima dal pesce, prima dalla carne e poi solo dopo consumare verdura o frutta, perché queste aumentano il senso di sazietà, quindi in caso di inappetenza questo è bene, diciamo, posporlo il più possibile, ecco. In caso di nausea o vomito invece che cosa è bene fare? Allora, sicuramente evitare anche qui alimenti molto grassi e preparati con cotture particolarmente complesse, questo abbiamo visto essere un punto un po' comune delle varie casistiche. Alimenti dall'odore forte, in caso si sia soggetti a nausea o molto speziati, non è preferibile evitare. Così come tè, caffè con alto contenuto di teina o caffeina, questo perché? Perché teina e caffeina stimolano la produzione di succhi gastrici che possono quindi avere un'azione di fatto reflussogena, quindi andare ad acidificare un pochino a livello gastrico e quindi in qualche modo irritare ulteriormente la parete gastrica. E di fatto, se nella norma si va a consigliare nel soggetto sano fino a 4 tazze di caffè espresso al giorno, questo è sicuramente da ridurre e limitare nel soggetto che soffre di nausea, vomito, ma anche di diarrea, e magari preferire o un caffè decaffeinato oppure delle tisane o un tè che abbia un basso contenuto di teina. È poi utile andare a evitare di bere grandi quantità di liquidi in una volta sola, perché questo potrebbe stimolare un pochino il vomito, quindi la rimissione, ma anche qui bere a piccoli sorsi in modo più costante durante la giornata e preferire il consumo di acqua lontano dal pasto. Che cosa si può fare invece? Effettuare piccoli pasti più frequenti, alimenti secchi è sicuramente la miglior cosa da fare, quindi inserire crackers, fette biscottate, biscotti, pane magari che andiamo a tostare. Mangiare lentamente, facendo piccoli bocconi e masticando con cura, prediligere magari alimenti morbidi, tiepidi, quindi delle purée, delle gelatine in crema, quindi non so, anche per esempio una spuma di pesce, oppure appunto una crema, potrebbe essere una crema di legumi, eccetera, perché questo risulta essere più facile, e evitare anche qui alimenti molto freddi e molto caldi, sempre per lo stesso motivo di cui abbiamo parlato prima. È molto utile l'utilizzo dello zenzero, zenzero inteso proprio come radice di zenzero, perché ha delle proprietà antiemetiche, quindi molto spesso per esempio viene consigliato anche nelle gestanti. Quindi effettuare un decotto con 2 o 3 tocchetti di radice di zenzero fresca lasciata sobbollire con limone in acqua,
andando poi a consumarlo tiepido, può avere una sua utilità in caso di nausea, perché appunto sembra proprio andare a diminuire la sensazione di nausea. Quindi, quali possono essere quelli che possiamo definire come messaggi chiave, quindi cosa portare a casa? Che l'alimentazione è e deve essere intesa come supporto alla gestione e nella gestione della patologia. Quindi l'approccio integrato di terapia farmacologica e alimentazione dovrebbe essere sempre più considerato. Quindi l'alimentazione non è risolutiva del problema, non può esserlo, però è sicuramente fondamentale il supporto che questa può avere nella gestione delle principali problematiche che il paziente riscontra. È fondamentale prevenire il peggioramento dello stato di salute in generale, inteso nel particolare come un'eventuale insorgenza di stato di malnutrizione, una perdita del tessuto muscolare, anche attraverso l'alimentazione quotidiana, e quindi fare attenzione a alcuni consigli che uno può tenere in modo più consapevole a tavola. E altra cosa fondamentale, mantenersi quanto più possibile in movimento. E io con questo vi ringrazio, niente, quindi ringrazio per l'attenzione, ringrazio ancora sia Simona che Annalisa insomma, per l'opportunità e se ci sono domande rimando la parola appunto a chi ne vuole fare. Grazie tutte mille a tutti. Grazie Marta, una relazione veramente chiarissima. Mi sono presa appunti perché nel tuo spiegare mi sono segnato un sacco di cose che facevo sbagliate nella mia alimentazione. Prendevo appunti, ok, questo no più, no più, no più. E quindi veramente molto, molto utile anche per chi ha una salute, diciamo così, abbastanza buona, per cui credo che ancora di più possa essere utile per chi invece ha una patologia che compromette l'area respiratoria. Se ci sono domande, questo è il momento per porle. Sì, c'è la possibilità o di metterle in chat o di fare domande e risposte, o se alzate la mano, magari vi diamo anche la parola. Esatto, potete scriverlo Intanto, qui. volete che io interrompa la Sì, condivisione? interrompi la Sì, grazie. condivisione, grazie Marta. Così se c'è qualcuno, ma mi sembra che sia tutto sta è stato tutto così chiaro che. Sì, infatti, veramente chiarissimo, molto, molto chiaro. Credo che chiunque di noi oggi ha ascoltato questa tua relazione si sia preso gli appunti su come deve aggiustare la propria alimentazione. Sì, perché a volte parliamo di alimentazione nella parte, diciamo, patologica, no? Senza ricordarci che l'alimentazione, una giusta alimentazione, è una forma di prevenzione anche Esatto. rispetto a diverse patologie. Pensiamo a tutto quello che dà l'obesità, l'ipertensione, diabete, problematiche comunque di vario genere in natura, di sovraffaticamento ai reni, rispetto al bere, fegato. Cioè tutto quello che riguarda poi un uso sconsiderato del nostro corpo attraverso l'introduzione di alimenti sbagliati o liquidi sbagliati, perché anche il bere troppo, come ho sentito, porta a qualche difficoltà, no? Cioè se Sì, uno beve troppo sicuramente. tutto insieme. Quindi davvero grazie per questa bella carrellata. Peccato per l'occasione persa di quelli che non si sono collegati, a cui abbiamo fatto tutti i rimandi di questo mondo, ma evidentemente il sole, come diceva Mondo, Alessandra. esatto. E se poi ci fosse appunto necessità anche non so, delle slide, di qualcosa, mi fate sapere. Io guardo Sì, le qui. slide, se ce le mandi, le teniamo agli atti e le rimandiamo ai discenti a richiesta in modo che se te le possano poi riconsultare. Mentre invece ai presenti oggi e a chi ascolterà la registrazione, diciamo che se invece ci sono altre domande che vi vengono in mente dopo, a posteriori, e volete inviarcele, noi le faremo avere a Marta e quindi poi vi faremo avere risposta rispetto alla domanda che porrete. Perfetto, grazie, come se siamo proprio una bellissima squadra. Se non ci sono altre domande, io lascerei tutti liberi di andare a preparare la cena o a Va finire di bene. lavorare, come purtroppo succederà, penso, a me e a Simona. Esattamente, purtroppo. E una buona fine settimana a tutti e buona giornata.
Grazie, arrivederci. Grazie a tutti.